qui si è sempre parlato, si è sempre fatto riferimento a casi di piani lisci, no? Anche negli esempi che abbiamo visto sul piano inclinato, sempre piano liscio, privo di attrito. Questo nel mondo reale non è pensabile, non è una cosa contemplata, quella di non, quella di non avere attrito. Un po' di attrito c'è sempre. La forza cosiddetta di attrito radente si sviluppa tra due superfici, solitamente tra superfici ruvide che slittano l'una con l'altra, è sempre parallela alle due superfici a contatto, e si oppone e va a opporsi al loro movimento relativo. Inoltre dipende, sostanzialmente è legata, allo stato di rugosità, scabrosità delle superfici che sono a contatto. L'attrito radente, pertanto, e adesso tra poco andremo a snocciolare nel dettaglio, è dovuto sostanzialmente allo strisciamento che può avvenire fra due superfici piane. Prendiamole in considerazione queste due superfici piane, come peraltro abbiamo fatto anche nei precedenti video. Il solito tavolo, che poi non è altro che il nostro vincolo, sul quale supponiamo di appoggiare il solito corpo di massa m, in questo caso qualunque, non ci interessa il valore. Poi nell'esercizio ci verrà sempre assegnato come dato la massa in chili del corpo che è appoggiato su questo piano. Allora, per il momento non è assolutamente importante parlare di attrito. Perché? Perché il corpo è soggetto alla solita forza peso. Chiaramente poi il vincolo dovrà esercitare una reazione di sostegno normale per impedire che il corpo sprofondi in basso, e quindi ci sarà la solita reazione normale, reazione vincolare R con N. Allora, fin qui tutto a posto, ma supponiamo di volerlo spostare questo corpo. E allora cosa devo fare? Beh, io stesso li vado a imprimere una forza F, eccola qui. No? Ma allora, a questo punto, entra in gioco l'attrito. Quando quindi entra in gioco l'attrito? Quando io voglio spostare il corpo. Se voglio spostare il corpo, devo imprimere una forza, ma questa forza poi dovrà essere compensata da un'altra forza qua, uguale opposta. Per quale motivo? Perché immaginiamo che non ci sia l'attrito e ci sia solamente questa forza. Beh, allora per il secondo principio della dinamica, F uguale m per A, avremo che il corpo accelera immediatamente con un'accelerazione pari a F su m, tra l'altro diretta nel verso della forza. Ciò assolutamente non è così nel mondo reale, non accade questo. Perché uno può pensare che sia facile spostare questo corpo. In realtà non è così scontato spostarlo questo corpo. E tra l'altro più diventa difficile più il corpo rimane appoggiato sul tavolo, e tra poco lo vedremo sul discorso. Quindi questa forza deve essere per forza compensata da un'altra forza, la cosiddetta forza d'attrito, eccola qua, vedete che si oppone. Più aumento la forza, più aumenterà l'attrito. Ora, ma quindi l'attrito è dovuto, come abbiamo detto, si sviluppa, è dovuto diciamo, al contatto, si sviluppa in base al contatto tra le due superfici, e soprattutto vediamo di esaminarlo nel dettaglio. Allora, diciamo che anche se io vado a levigare, ad allisciare sia il vincolo che il corpo, beh, comunque si va a creare sempre, c'è sempre una scabrosità fra le due superfici, cioè c'è sempre, diciamo, una sorta di, si crea, no? Si va a creare una sorta di, come possiamo chiamarlo, una sorta di collante, delle microsaldature, no? Che si cementano, aumentano più, no? Che aumentano più ovviamente aumenta l'attrito, più aumentano queste, più aumenta l'attrito. Cioè, quando io aumento la forza, succede che questo collante è ancora più forte, queste microsaldature aumentano, e così di conseguenza aumenta la forza d'attrito. Quindi ogni volta che aumento la forza, devo aumentare anche la forza d'attrito, lo deve compensare questo. Non solo, ma queste asperità, queste scabrosità fanno sì che si crea appunto una sorta di forza di attrito radente risultante. Allora possiamo andare a riassumere il tutto mediante un'equazione vettoriale che poi esprime, come al solito, il secondo principio della dinamica, ovviamente in condizioni per adesso ancora statiche. Condizioni statiche, quindi stiamo dimostrando, stiamo vedendo, diciamo, stiamo palesando il fatto che l'attrito statico coincide con la forza. Dal punto di vista vettoriale avremo che, come al solito, il peso più la reazione R con N esercitata dal vincolo, più la forza che vado a imprimere io, più
L'attrito statico è uguale ovviamente a zero. Proiettando lungo gli assi x e y avremo che P è uguale a Rn, chiaramente questo si riferisce lungo y, mentre invece la forza che io l'imprimo è uguale all'attrito statico lungo x. Attrito statico perché siamo in condizioni statiche, il corpo è fermo, più io aumento la forza, più aumentano queste microstrutture, quindi aumenta la forza d'attrito. Però, cosa c'è da dire? Beh, c'è da dire che il peso è dovuto alla forza gravitazionale, e l'abbiamo ampiamente detto. La forza la imprimo io, notiamo che sia R che è con S. R è normale, normale al piano, e a con S tangenziale sono entrambe reazioni dovute al vincolo, sono entrambe reazioni vincolari, questo va detto. Ma a questo punto io mi chiedo, e immagino vi chiedete pure voi, ma sto corpo allora non si sposta mai? Siamo sempre all'infinito in regime statico? No! Quando è che passiamo da qua a MA, cioè a regime dinamico, a situazione dinamica? Passeremo quando la forza è così grande, la forza è elevata, tale da creare una rottura tra le microsaldature. Cioè, a un certo punto queste microsaldature si rompono, cioè cedono. Questo collante cede. Ci sarà cioè un valore A max, che è l'attrito massimo, oltre il quale si avrà la rottura, oltre il quale passiamo in regime dinamico, in situazione dinamica, cioè l'equazione vettoriale cambia e diventa P più Rn più F più A con S uguale M per A, no? Vettoriale. Ma chi è sto valore? Questo valore è sicuramente questo valore massimo. Dunque, intanto bisogna dire che l'attrito massimo è dovuto sicuramente, come detto, al contatto fra i due. Quindi ci sarà sicuramente un coefficiente che, vedete, sarà segnato dalle tabelle, poi ve la farò vedere, cosiddetto coefficiente di attrito statico, che no? Avrà un certo valore. E poi però, a cosa è legato questo attrito massimo? È legato al fatto che è legato anche a come poggia il corpo sul piano, sul vincolo, no? E quindi a cosa è legato anche? È legato alla reazione che il vincolo esercita sul corpo, finché il corpo non sprofondi. Quindi ecco la reazione che ci interessa. A max uguale micro S per R quadro. Questo è un min, una lettera greca, eh? Coefficiente di attrito statico. Cioè, più il corpo è pesante, più la massa del corpo aumenta, più chiaramente il vincolo deve esercitare una maggiore Rn, e quindi aumenta l'attrito massimo. Questa, come detto, è la condizione invece dinamica, no? Situazione dinamica. Tutto questo poi lo possiamo riassumere in un grafico che trovate, immagino, anche nel vostro libro, nei libri più importanti, i Mencuccini, nel Mazzol di Nigro c'è questo grafico. C'è un grafico dove c'è la regione statica e la regione dinamica. Dunque, noi abbiamo visto che la regione statica, c'è la situazione dinamica quando l'attrito statico è uguale alla forza. Viceversa, se aumento la forza fino a un certo punto c'è una rottura e siamo in regime dinamico. Da un punto di vista grafico, no? Ovviamente se io vado a graficare e metto in ordinata chiaramente l'attrito, è in ascissa ovviamente la forza, perché io sto imprimendo la forza dei valori fino a che c'è appunto questa rottura, fino a che appunto il collante e le microsaldature vadano a spaccarsi, cedano sostanzialmente, e il corpo possa appunto spostarsi, quindi possa essere appunto in regime dinamico. Ci sarà questo, mettiamo così, eccola qua. Questo è il caso statico, ovviamente, no? Diciamolo chiaramente. Poi, dopo aver dato alla forza un certo valore, ci sarà, mettiamoci P, punto di rottura, appunto qua ci sarà il caso dinamico. Andiamo a spiegarlo meglio. Dunque, questa è l'origine. Abbiamo detto che se A con S è uguale a F, ma A con S uguale a F è l'equazione di una retta, in particolare Y uguale a X è l'equazione della bisettrice primaria, quindi vedete che siamo nel primo quadrante. Questa è A con S uguale a F, no? Qui ovviamente c'è la situazione orizzontale, A uguale a max, no? Dove A max, tra l'altro, questa è A max, no? L'attrito massimo, che abbiamo detto ha il valore pari a, questa è la situazione orizzontale, A uguale a max. Chi è l'attrito massimo? L'attrito massimo, lo ricordo, è mi con S coefficiente di attrito statico per la reazione R con N. Ma questa è una retta, quindi andrebbe, affinché questo sia un segmento da 0 a P, cioè sia così,
Che deve succedere? Deve succedere che l'attrito statico dalla figura, vedete, poi io a questo punto do un valore alla forza elevato e chiaramente poi io faccio vedere, succede che qui siamo in condizioni dinamiche, l'attrito dinamico è mi con D per R con N sempre. Dunque, alcune considerazioni, ripeto, questa però è una retta, quindi proseguirebbe anche oltre la retta, perché la retta deve diventare un segmento per stare in condizioni statiche, nella regione statica. Che deve succedere? Che A con S deve essere ovviamente minore o uguale, non solo uguale, ma anche un po' più piccolo, di che cosa? Di A max, no? Ovviamente, no? E A max è mi con S R con N, cioè la condizione statica che l'attrito statico sia minore o uguale di coefficiente dello statico per R con N. Se questa equazione non è verificata, che significa? Significa che siamo in una regione dinamica. Perché questo è più basso? Perché il lato massimo è più in alto rispetto al lato dinamico. Perché? Perché i due coefficienti, mi con S e mi con D, che sono rispettivamente, ripeto, coefficiente di attrito statico e coefficiente di attrito dinamico, sono diversi. Questo qui, mi con S, è sempre più grande rispetto a mi con D. Vedete che qui io l'ho presa da Wikipedia, l'ho scritta io, è da Wikipedia assolutamente attendibile, scritta da fisici questa tabella. Notiamo come in questa tabella ci sono dei valori. Tanto i valori di i coefficienti mi con S, mi con RS, li chiama qui su Wikipedia, del dato statico sono sempre maggiori. Notiamo addirittura, guardate quando c'è vetro su vetro, 0,9, tra 0,9 e 1, legno, acciaio, molto elevati. Diverso è il caso, non so, acciaio-aria, per esempio. Cioè, cosa voglio dire? Che se la superficie, le due superfici a contatto sono le stesse, è chiaro che il collante, le microstrutture aumentano, sono elevate, e quindi il coefficiente di attrito statico è molto elevato e sarà difficile spostare il corpo. È chiaro che se parliamo di un ghiaccio, vedete che c'è acciaio su ghiaccio molto basso, il coefficiente di attrito statico, chiaramente. Comunque sempre maggiore rispetto a quelli di attrito dinamico. La tabella è interessante perché appunto vi fa vedere queste differenze importanti. Voglio invitarvi a non perdere il prossimo video, nel quale faremo degli esercizi, continueremo a parlare di attrito dinamico, faremo delle applicazioni e poi ritorneremo a parlare ancora una volta del famoso caso del piano inclinato, però questa volta in presenza di attrito. Non perdetevi i prossimi video. Ciao a tutti.